Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. E non finisce qui. Questo quello che si poteva ipotizzare dopo l'esecuzione dell'ordinanza del sindaco di Portoferraio, che ha di fatto disposto l'allontanamento di due famiglie rom dal territorio dell'isola. Una decisione che aveva scatenato un bailamme di commenti e reazioni, chi pro, chi contro. Ma era nell'aria che ci fossero novità e quindi la presa di posizione da parte dell'Associazione Nazione Rom, che attraverso il legale rappresentante Marcello Zuinisi fa sapere di avere recapitato ad alcuni sindaci della regione attraverso posta certificata una diffida al fine di revocare le ordinanze di sgombero emesse. Fra i primi cittadini destinatari delle missive il sindaco di Livorno, di Cascina, il commissario prefettizio di Viareggio, il sindaco di Firenze e il nostro Mario Ferrari, sindaco di Portoferraio. I Rom chiedono di fermare la pulizia etnica che esiste di fatto nei territori, gli sgomberi, le ordinanze razziste anti-rom, sinti e camminanti. Questi ultimi, si legge ancora nella lettera, sono discriminati e necessitano di una protezione dal razzismo. Lo dice il nuovo report del Consiglio d'Europa contro il governo. La diffida è stata inviata anche al presidente Enrico Rossi, al presidente del Consiglio Matteo Renzi, al ministro delle pari opportunità Maria Elena Boschi e alla Corte di Giustizia europea. Ebbene, era vero, non finisce qui. Ecco il commento del sindaco Mario Ferrari dopo questa nuova puntata della vicenda. È un'azione che si aspettava o che è arrivata inaspettata? Non mi meraviglio più di nulla ormai, ma aspettare me l'aspettavo, anche perché in diretta televisiva con la RAI avevano fatto presente che sarebbero arrivati alla Corte europea. Quindi quello che avevano anticipato, a questo punto abbiamo la prova che l'hanno portato a compimento. Al sindaco di Portoferraio però e ai sindaci elbani che hanno fatto un'ordinanza di divieto del campeggio abusivo è arrivata la solidarietà di molti cittadini. Ha avuto anche qualche comunicazione da parte della minoranza consiliare, soprattutto dalle associazioni di categoria che comunque appunto hanno iscritti tra commercianti, albergatori, tutte persone che lavorano con il turismo e con l'immagine della città. Sappiamo che invece l'associazione albergatori ha già espresso il suo applauso a questa azione. Due dati. Uno, non certo, è quello dei consensi, perché tutti i giorni continuano ad arrivare consensi, con però la certezza che sono tutti privati cittadini da ogni parte d'Italia, senza distinzioni di regione, probabilmente di cultura, preparazione culturale, esperienze di vita. E l'altra però certezza è quella che non c'è nessuna posizione, sia positiva o negativa, di consenso o di dissenso da parte della minoranza e degli operatori economici. Ad esclusione mi risulterebbe, soltanto perché me l'ha fatti personalmente, Massimo De Ferrari. Lui è presidente dell'Associazione Albergatori, però visto il tono confidenziale credo fosse un'anticipazione personale, anche se ha un ruolo di non secondaria importanza. Come pensa di comportarsi in futuro? Perché comunque siamo ancora a inizi di agosto, quindi ci potrebbe essere la possibilità di un ritorno di problemi anche in questo senso. Beh, come penso di comportarmi? Come abbiamo iniziato a fare? Ossia, con le modeste risorse e forze in campo cercheremo di mantenere fede a questo principio di salvaguardia dei cittadini, perché qui forse non si è capito, non è un'aggressione contro un determinato gruppo o una determinata minoranza, ma è soltanto l'obiettivo di far sì che i cittadini elbani, soprattutto gli ospiti, non abbiano problemi di nessun tipo, anche perché quello che io ho preso a riferimento per poter operare come abbiamo operato lo prevede la legge, e quello che non veniva fatto prima era l'applicazione della norma. Noi ci siamo limitati con determinazione ad applicare una norma.